Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla terza edizione della Special Eleven Cup. Un ringraziamento a tutti coloro i quali sono presenti oggi, un ringraziamento particolare a tutte le persone che ci seguono da casa. L'ultimo live con Giacomino Losi abbiamo superato le 100.000 persone, più di 100.000 utenti, perciò speriamo anche oggi di bissare, anzi aumentare ancora di più. Perciò grazie da parte di tutta Passione del Calcio. Questa serata è una serata ovviamente dedicata alla memoria di Stefano Borgonovo, l'ex calciatore della Fiorentina e del Milan. Il ricavato di questo evento andrà in onore, andrà tutto quanto alla Fondazione Onlus Borgonovo. E al mio fianco, come sempre, c'è lei, la special di Passione del Calcio, Erika Eramo. Ciao Erika. Saremo celerissimi, non vi preoccupate, andiamo a presentare subito i protagonisti di questa serata. Abbiamo questa sera il triangolare Fiorentina-Juventus-Napoli. Iniziamo subito con l'inno della Fiorentina. Stiamo per iniziare insomma con le presentazioni dei giocatori della Fiorentina, della Juventus e del Napoli. Ovviamente mi vedrete con la maglia del Barcellona e potete pensare come mai ho la maglia di Messi, perché il Passione del Calcio ha effettuato una speciale classifica di chi è, secondo appunto questo giornale, il più forte giocatore di tutti i tempi. Ha vinto Messi e perciò in onore di Messi ho indossato la maglia del Barcellona. Però c'è una cosa particolare, perché adesso invece scenderà in campo la Fiorentina. Dai un attimo il microfono. Ah, c'è il trucco. Eccolo qua. Pensavo che volevi rimanere nudo. Facci vedere. Ecco qua, il grande numero, diciamo, nel calcio ci sono due grandi numeri importanti, il 10 e il 9. Il 10 è il giocatore che sono più legato al sud, che è Leo Messi. Per me è il giocatore più forte di tutti i tempi, però invece come numero 9 il mio preferito è stato Gabriel Omar Batistuta. In suo onore ho la sua maglia della Fiorentina. Adesso presentiamo tutti i giocatori viola, le mie due squadre del cuore, Barcellona e Fiorentina, e oggi appunto giocherà la Fiorentina. Come portiere della Fiorentina, Federico Grimaldi. Vai Federico, fatti valere come l'ultima volta, bella divisa verde. Col numero 2, Lorenzo Checcacci. Non sento sufficienti applausi per questi ragazzi. Con il numero 3, Andrea De Angelis. Con il numero 4, Simone Gerardi. Con il numero 5, Alessio Pianu. Con il numero 6, Mattia Angelini. Con il numero 7 e anche il capitano, nonché figlio del nostro Fontan, Lollo, cioè Lorenzo Fontan. Con il numero 8, Matteo Pompei. Beh, questa l'hai già anticipato tu, è la maglia di Batigol, quindi mi raccomando. E infatti, come Gabriel Omar Batistuta, abbiamo un nome particolare, Aramis Sepp Rex. Vai Aramis, i moschettieri mi sono sempre piaciuti. Un altro numero importantissimo che ha fatto la storia nella Fiorentina, ci sono stati tantissimi numeri 10 importanti, tra questi anche Roberto Baggio, che tu ami tanto, oggi la indosserà Diego Landini. Vai Diego, che sei nato nel giorno giusto, cioè il mio. Con il numero 13, Antonio Della Porta. Squadra che si rispetti ovviamente ha un allenatore, e che allenatore in questo caso, perché voi sapete che tra un mese circa ci sarà la festa di San Pietro e Paolo, che qui a Roma, voglio dire, è importantissima. Non hanno ancora indetto la festa di San Massimo, beh, la voglio indire io, San Massimo Baldan, il mio genio della lampada,
Grazie Massimo per tutto quello che hai fatto per questa partita. Iniziamo allora subito con la Juve. Lino. Il portiere Gabriele Ambrosini, guarda che bella divisa arancione, Stefano. Con il numero 2 Filippo Centurelli. Vai Filippo, non sento sufficienti applausi. Bravo! Con il numero 3 e anche il capitano, tra l'altro ex alunno di mia mamma, ho scoperto oggi, Davide Cutrona. Con il numero 4 Simone Marazzi. Con il numero 5 Davide Pavanelli. Con il numero 6 Emilio Pomponi. Con il numero 7 Luigi Labbarile. Con il numero 8 Valerio Leandri. Con il numero 9 Francesco Papa. Bravo. E qui c'è di nuovo un numero importante nella Juve, vero Stefano? Esatto, il numero 9. Il numero 10 Gianluca Ronca. Anche qui gli ex si sprecano, Roberto Baggio, Del Piero, Platini, insomma ce ne sono svariati. Con il numero 11 Damiano Boccalini. Con il numero 13 Pierluigi Salvador. Ma ovviamente una grande squadra ha anche un grande mister, e noi qui giochiamo in casa, vero Stefano? Abbiamo un redattore che è un po' l'anima di passione del calcio, perché c'è da tantissimo tempo. Gli puoi dire tutto ma non gli toccate la Juve, perché si incazza, mi raccomando, eh? Ecco a voi Andrea Santella. Ragazzi, mi raccomando, Fiorentina Juve, sempre Fiorentina Juve, ovunque si giochi. Vai con il Napoli. Eccoci per le formazioni del Napoli. Iniziamo con il portiere Andrea Ciarafoni. Vai Andrea. Con il numero 2 Valerio Canuzzi. Con il numero 3 Mario Liguori. Vai Mario. Con il numero 4 Francesco Magliano. Con il numero 5 Lorenzo Silvestri. Con il numero 6 Lorenzo Campi. Con il numero 7 Manuel De Simoni. Con il numero 8 Luca Miozzi. Con il numero 9 Tommaso Visconti. Questa è una maglia pesantissima, ogni squadra ovviamente ha il suo numero 10, anche questa è pesantissima, è la maglia...
Oggi ha avuto un'intervista esclusiva su Passione del Calcio perché si è contraddistinto come il miglior giocatore della passata edizione, quindi mi raccomando, gli fare puntati su di te. E chi è che gioca con il numero 10 ed è anche il capitano del Napoli? Riccardo Marini. Vai Riccardo! Con la maglia numero 11, Virgilio Mancini. E infine con la maglia numero 13, Giuliano Porcelli. E con la maglia numero 14, Luigi Cortone. In extremis, grande Luigi ci ha raggiunto. Ma ovviamente anche qui, discorso che vale anche per le altre due squadre, questo è un uomo che in realtà è ovunque in ogni luogo, è anche lui è una sorta di genietto della lampada, sempre in movimento, grandissimo allenatore, Carlo Solieri. Grazie. Ciao. Ciao Carlo. E ovviamente questo è amato e odiato da tutti, c'è una figura imprescindibile, in questo caso questa sera arbitrerà il triangolare Augusto Eramo. Grazie, grazie. Olè, allora adesso ci mettiamo al centro. Allora,